Nome, insulina. Cosa vuol dire il tuo nome? Il mio nome deriva dal latino classico. Insula, infatti, anche a livello sonoro ci ricorda l'isola. Io vengo prodotta dalle cellule beta che si trovano nella parte endocrina delle isole di Langerhans. A loro volta si trovano all'interno del pancreas. Quanti anni hai? Vorrei dire da subito che ad una donna non si chiede mai l'età. E diciamo che sono parecchio anzianotte. Esisto dalla notte dei tempi. Però nel 1921 hanno deciso di fare una produzione in laboratorio di me stessa. I due grandissimi scienziati hanno inventato l'insulina prodotta in laboratorio. Semplicemente salvato la vita di miliardi di persone. Gli è anche valso il premio Nobel. Cosa fai nella vita? A dire il vero, svolgo tantissime mansioni che di solito non vengono dette, infatti mi lamento perché sono un ormone abbastanza importante e poco conosciuto. Sono un ormone proteico che consente l'accesso dei nutrienti alle cellule. La funzione principale è come quella di una chiave che viene inserita nella toppa e apre una porta, è quella di aprire la porta delle cellule per far entrare il glucosio. Così abbasso la glicemia, ovvero il livello di zuccheri nel sangue. Dove ti possiamo trovare? Potete trovare in commercio, in tutte le farmacie, potete trovare negli esseri viventi all'interno delle isole di Langerhans, se funzionano. Alza il sopracciglio. Incrocia gli occhi. Ritorniamo allo sciopero dei pancreas nelle persone con diabete mellito. Come fanno a sopravvivere senza di te? Devono iniettare esternamente. Facci vedere come un essere umano si inietta l'insulina. Oddio, quindi da insulina mi devo iniettare l'insulina. Aspettate un secondo, vado a prendere una penna. Questo è un pancreas in penna e questa è l'insulina. Splash! L'insulina, che cosa puoi fare? Dopo aver fatto l'insulina posso finalmente mangiare. Adesso ti facciamo una domanda un po' più cattiva. Tutte le persone possono avere accesso all'insulina? A dire il vero, tutte le persone possono avere accesso all'insulina, ma l'insulina non è distribuita gratuitamente dal sistema sanitario in tutte le parti del mondo. Vorremmo sapere se tu stai sulle scatole a qualche altro ormone. Allora sì, a dire il vero ci sono degli altri ormoni nel corpo ai quali non sto particolarmente simpatica. Si chiamano ormoni antagonisti all'insulina. Mie vicine sorelle producono un ormone al quale sto abbastanza sulle scatole, si chiama glucagone. Anche un nome orrendo. Il cortisolo, la serotonina, gli estrogeni, il progesterone, l'adrenalina, ho molti nemici, però sono anche degli amici al momento giusto. C'è qualcuno che vuoi salutare? Prima di tutto voglio salutare le persone con diabete di tipo 1 e dire che sono molto felice che grazie alla mia versione in laboratorio hanno la possibilità di vivere una vita più che dignitosa. Voglio salutare tutte le persone sane perché oggi sanno della mia esistenza. Spero che condurrete uno stile di vita sano affinché io continui a funzionare correttamente nei loro pancreas. E poi soprattutto voglio salutare tutte le persone che non hanno gratuitamente accesso al farmaco dell'insulina. Vorrei sensibilizzare le istituzioni affinché tutte le persone possano avere accesso gratuitamente a me insulina, perché ricordiamoci che nel 1921 questo farmaco ha vinto il premio Nobel e colui che l'ha inventato ha venduto il brevetto per due soldi, perché l'insulina non appartiene a lui ma appartiene all'umanità. Ciao.